Ciao ragazzi, eccomi qua. Allora, intanto vi ringrazio per l'affetto che state dimostrando nei confronti di questa nuova iniziativa del mio secondo canale, chiamato semplicemente Tose Look, che trovate comunque qui sotto nella descrizione o comunque nella home page del canale principale. L'ho spammato anche su Instagram e i primi due video sono andati bene, quindi vi ringrazio. Oggi ho deciso di portarvi invece un video sul canale principale che avevo iniziato a preparare qualche tempo fa e che è obbligatorio concludere il prima possibile perché la rosa della Juventus potrebbe modificarsi molto molto presto. E quindi, dato che ufficialmente ad oggi questi sono i giocatori, più Caio che verrà ufficializzato da qui a breve, che è già a Torino, sta facendo la quarantena al J Hotel, qualcuno mi sta chiedendo: ma quando arriva? C'è già, ragazzi, è già a Torino. La Juventus lo annuncerà presto, magari verrà già annunciato quando uscirà questo video mentre lo sto preparando, e ovviamente potrebbe anche arrivare Locatelli, ma sappiamo che Locatelli, l'incontro per Locatelli è fissato nel fine settimana, e invece quello per Paolo Dybala è stato positivo e anch'esso nel fine settimana ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza e l'agente di Dybala per cercare di mettere la parola fine a questa trattativa. Se per il rinnovo di Dybala non ha tanta fretta, per l'acquisto eventuale di Manuel Locatelli invece ne ho, perché ovviamente Locatelli scade con il calciomercato e ovviamente preferirei concludere il prima possibile per magari averlo già a disposizione nella prima trasferta con l'Udinese, dato che McKennie è infortunato, Rabiot è infortunato, Arthur è infortunato, anzi McKennie è squalificato. Gli unici due centrocampisti a disposizione sono Bentancur e Ramsey, il rischio che sia questo il centrocampo titolare alla prima è molto alto, quindi vorrei chiudere il prima possibile, grazie Juventus, l'eventuale acquisto di un centrocampista, e spero che sia Locatelli. Ne parleremo anche con Davomi in un video che stiamo preparando insieme. Allora, prima di tutto mi piace questo video come al solito, quindi grazie, grazie mille per tutto il supporto che mi state dando, tutti i commenti che state lasciando, e per monitorare queste situazioni legate al calciomercato, le ufficialità della Juventus che devono arrivare e soprattutto delle cessioni. One Football, ragazzi, dove trovare tutte le notizie di calciomercato aggiornate in tempo reale e che vi faranno veramente, non lo so, venire quel brivido lungo la schiena del dire: oppalala, stiamo facendo qualcosa anche noi, chiave calciomercato. Si può iniziare. In cosa consiste questo video? Lo avrete capito dal titolo, dalla miniatura. Beh, tanti di solito leggono solo il titolo e guardano la miniatura senza ascoltare il video. Per fortuna tu che mi stai ascoltando non sei tra questi, sei arrivato fino a questo momento e quindi sei una brava persona e ti ringrazio per questo. Ma andiamo ad analizzare la rosa della Juventus, perché mi sta capitando di leggere sempre più di frequente che la Juventus ha una rosa composta soltanto da vecchi. La rosa della Juventus è fatta di giocatori vecchi. Ma io non sono d'accordissimo con questa affermazione. Potevo darvi ragione 2 anni fa, durante l'annata di Sarri, ma dal post Lione in poi, per parola, per opera, per volontà dello stesso Andrea Agnelli, si è andati in tutt'altra direzione. L'anno scorso abbiamo svecchiato forse troppo, addirittura in panchina, passando da un veterano come Sarri a un esordiente come Pirlo. Quest'anno torniamo sull'usato sicuro della gestione Max Allegri, ma ovviamente la rosa che prende in mano Allegri non è la stessa che aveva lasciato qualche tempo fa. Certo, ci sono dei punti comuni, certo, ci sono dei giocatori come Rugani e De Sciglio che tornano, e Perin per cause di forza maggiore all'interno della rosa della Juve dopo un'annata in prestito, e quindi questo contribuisce ad aumentare il numero di giocatori già allenati da Allegri. Ma se prendiamo la rosa di Pirlo dell'anno scorso, circa la metà sono quelli che Max aveva già allenato e circa la metà sono quelli che non aveva mai avuto a disposizione tra i suoi uomini, tra le sue fila. Quindi diciamo che l'ultima Juve di Allegri rispetto alla prima Juve del ritorno di Allegri sono squadre abbastanza differenti, e vediamo quanto ancora possiamo spingerci là in questi ultimi 20 giorni circa di calciomercato, anche se, come vi dicevo prima, non immaginatevi chissà che cosa. Perché ho aggiornato il video, la lista più che altro che ho utilizzato nel video della lista UEFA, scusate la ripetizione, e siamo ancora molto in difficoltà, molto in difficoltà, e dobbiamo cedere, dobbiamo continuare a cedere. Quindi immaginarci due acquisti, Locatelli o Pjanic, perché i nomi sono quelli lì, più un altro. Già Locatelli e Pjanic secondo me sono molto difficili in un momento come questo. Vediamo, vediamo, spero di sbagliarmi, perché ripeto, secondo me la rosa della Juve è così com'è, ok per la Serie A, non ok per la Champions League, ma vediamo. Allora, ho creato delle slide, le ho suddivise in 4 categorie: i vecchi, i medi, mi pare, una roba del genere, dopo vedremo
la slide nel dettaglio, i pronti e i giovani, ok? Iniziamo subito dai vecchi, che sono 4 e sono quelli nati dagli anni 80 in poi e sono Chiellini, Ronaldo, Bonucci e Cuadrado. Questi sono i giocatori più vecchi nella rosa della Juventus, 84, 85, 87, 88. Meno male il contratto scade a breve, quello un po' più in là nel tempo è Bonucci che gli scade nel 2024, Chiellini nel 2023 e in questo momento Ronaldo e Cuadrado sono entrambi in scadenza giugno 2022. Questi sono gli unici giocatori veramente vecchi nella rosa della Juve. Io credo che non ci sia niente da aggiungere a questa slide. È giusto che ci siano dei veterani, dei giocatori che vanno a identificare la Juventus e comunque lo spogliatoio. E per questo mi riattacco al video che ho fatto su Cristiano Ronaldo, in cui gli chiedevo una cortesia, gli chiedevo di farmi un favore. Perché Chiellini, Bonucci e Cuadrado li vedo molto anche come uomini spogliatoio. Cristiano Ronaldo faccio ancora fatica a vederlo come leader a livello di squadra. Ovviamente in campo lo è, lo strae, e ve lo dice uno che è veramente follemente innamorato delle prestazioni di Cristiano Ronaldo e di quello che può fare in zona gol, ma secondo me non è ancora integrato al 100% all'interno della Juve, e già il fatto che volesse andarsene via quest'anno, in tutta probabilità, secondo me è un bel campanello d'allarme. Quindi per avere un Ronaldo a pieno regime e ancora di più di quello che abbiamo avuto in questi 3 anni, credo che sia necessario un passo indietro da parte sua verso la normalità. Vedremo se questo potrà concretizzarsi oppure no. Andiamo ai medi, che sono i giocatori nati tra il 90 e il 93. Perché questo arco di tempo? Beh, perché intanto 90 è l'inizio degli anni 90, appunto, e ho cercato di contare 4 anni esattamente come avviene a distanza di un mondiale. Bene o male nel calcio 4 anni è un buon ciclo di tempo, non a caso appunto i campionati del mondo vengono disputati a distanza di 4 anni l'uno dall'altro, e quindi ho cercato di raggruppare nei medi questi qua. Allora, Pinsoglio, che è il terzo portiere, direi che non c'è niente da aggiungere a tutto ciò. Szczęsny, che è il titolare, che è a 31 anni, non è assolutamente vecchio per essere un portiere. Poi ovvio che se prendeva Donnarumma era tutto un altro discorso, e sono uno dei primi che voleva Donnarumma al posto di Szczęsny, andato al PSG. Io Szczęsny me lo faccio andare alla stragrande. Ramsey, che secondo me per ingaggio, per età, per forma fisica e per effettiva efficacia soprattutto di quanto ci ha fatto vedere in 2 stagioni la Juventus, è primo, unico e grande partente della Juventus. Il giocatore che più di tutti vorrei andare a cedere. Guadagna 7 milioni di euro all'anno, è un centrocampista che non ha mai mostrato nulla di simile a quanto fatto vedere in Inghilterra, ed è un giocatore troppo fragile a livello fisico. Quindi veramente, se dovessi scegliere un giocatore su tutti da cedere, io cederei Ramsey, che ho avuto il piacere di incontrare anche un paio di volte, è un ragazzo d'oro, però per tutte queste motivazioni che vi ho elencato, è il mio out nella rosa della Juventus per far spazio a Locatelli. Poi magari in caso di altri arrivi bisognerà cedere anche altri giocatori. Alexandro era un altro di quelli che avrei ceduto molto tranquillamente. La Juventus non ha pensato nemmeno per un attimo a un terzino sinistro in ingresso, si è parlato di Gossens e basta, principalmente come uno dei nomi possibili. Costava troppo, semplicemente, ci guarderanno più là. Secondo me il ciclo di Alexandro è finito da un po', magari con Allegri potrà ritrovare un po' di sicurezza. È anche vero che negli ultimi anni non abbiamo visto il miglior Alexandro, ma perché nelle ultime 2 stagioni non ha mai avuto un terzino sinistro di riserva. Quindi quest'anno, che sia Luca Pellegrino che sia Mattia De Sciglio, ci auguriamo che possa far rifiatare Alexandro. Poi c'è Danilo, ok, che l'anno scorso è stato il giocatore più utilizzato da Pirlo, l'anno prima non ben individuato da Sarri, una garanzia che può ricoprire praticamente tutti i ruoli, anche a centrocampo, l'abbiamo visto anche al Gamper. Danilo secondo me è il classico giocatore d'Allegri e farà un'altra buona stagione, sarà uno di quei giocatori importanti per Allegri. De Sciglio, un altro di quelli che vorremmo cedere abbastanza tranquillamente, contratto in scadenza, quindi magari la Juventus proverà a trattenere un ultimo anno piuttosto che pagare lo stipendio a un giocatore che andrà in prestito e che quindi pagherai, ma che comunque non utilizzerai. Quindi mi immagino un De Sciglio che rimarrà, tra l'altro la notizia dovrebbe essere confermata, ha detto anche Romeo Agresti. Può giocare sia a destra che a sinistra, secondo me è una riserva onesta, niente di trascendentale, nella rosa della Juventus ci può stare, ma guadagna decisamente troppi soldi, uno stipendio sui 3 milioni di euro per un giocatore come De Sciglio penso che sia estremamente esagerato, soprattutto post-Covid, proprio una roba da matti. Poi c'è Morata, che con Allegri sicuramente troverà spazio e sarà, secondo me, quel giocatore a spot, giocatore utilizzato in determinate gare che andrà a risolvere
diversi problemi. Alla Juventus non credo che sarà titolare Alvaro Morata con Max Allegri, credo che ripartirà da Dybala e da Cristiano Ronaldo. Vi spiegherò a breve qual è, secondo me, l'idea che ha in mente Max Allegri, ma Morata sarà decisamente un giocatore importante nelle rotazioni, perché lo sappiamo bene. Non è che se quella è la coppia titolare può fare bene tutto l'anno. Ci sono dei momenti di down, di up, di tutti, e quindi Morata è un giocatore perfetto perché gioca bene sia con Ronaldo che con Dybala. Piccolo appunto, quando gioca con Ronaldo non tira mai in porta e guarda sempre Cristiano. Quando gioca con Dybala invece tira in porta e fa molti più gol. Quindi Alvaro, nel caso, la morte quella li tiriamo anche se giochiamo in coppia con Cristiano. Perin, stesso discorso che abbiamo fatto per De Schilli, lo abbiamo detto anche prima, giocatore che è rientrato. La Juventus in questo momento non ha voglia di spendere dei soldi per un portiere che ha già. Dovesse arrivare un'offerta per Perin, ci si ragionerà. A questo punto immagino che sarà il secondo portiere, anche lui in scadenza. Stesso discorso che abbiamo fatto per De Schilli. Anche Alvaro Morata è in scadenza, è in prestito e non credo che l'anno prossimo verrà rinnovato. Paolo Dybala invece verrà rinnovato, assolutamente, si sta parlando, l'abbiamo detto nei primi minuti, e credo che sarà al centro del progetto. È il più giovane, Paolo Dybala, nella fascia dei medi. Diciamo che i giocatori del 90-91 vanno verso la vecchiaia, i giocatori del 92-93 invece sono quelli che hanno ancora gli ultimi anni da ventenni, un po' come me perché sono del 92, e che poi faranno il grande salto nei 30 e inizieranno una fase calante di carriera. Quindi abbiamo questa netta divisione tra i giocatori, ma ripeto, se i veri vecchi erano 4, i medi sono tantissimi e sono nel momento migliore di carriera. Poi ci sono i pronti, che sono i giocatori individuati tra il 94 e il 97. Ci sono Bernardeschi e Rugani, così proprio per iniziare al meglio. Bernardeschi è un altro di quelli in scadenza. Attenzione, l'anno prossimo scadono Bernardeschi, Perin, De Sciglio, Morata, Ronaldo, Rugani, no, Rugani nel 2023. Comunque iniziano ad essere tanti giocatori che vanno in scadenza, tanti milioni di euro che vengono alleggeriti dallo stipendio, dalle casse della Juventus, e quindi quei soldi poi verranno utilizzati per comprare giocatori che andranno a occupare gli slot di quelli che sono partiti. Credo che Bernardeschi e Rugani a questo punto rimarranno nella rosa della Juventus. Io cederei entrambi a cuor leggero. A Rugani, a patto che poi arrivi effettivamente un centrale, perché con l'uscita di Miral si è creato un buco, ma l'abbiamo visto anche l'altra sera a Barcellona. Io credo che Rugani ad oggi non possa essere il quarto difensore della Juventus, e ve lo dice uno che ha sempre considerato Rugani un ottimo quinto, un lusso come quinto difensore, come quarto, e soprattutto con un Chiellini a rischio infortunio perenne. Devo dire la verità, un po' mi spaventa ritrovarmi De Ligt Rugani, un po' mi spaventa. Spero che i due signori che sono a letto con la Coppa dell'Europeo, Chiellini, Bonucci, Pasta, Schultamen, siano affidabili anche quest'anno, e che non ci sia bisogno di far giocare tante partite Rugani, perché è un rischio a tutti gli effetti. Quindi, e tra l'altro anche lui guadagna uno sproposito, anche lui sui 3 milioni di euro, quindi veramente qualcosa di gravissimo, e la Juventus non riesce a cederlo, è incredibile, non ce la fa. Vediamo. Rabiot, anche lui guadagna tanto, altro acquisto scellerato a livello di ingaggio pari a quello di Ramsey. Per fortuna Rabiot è più giovane, per fortuna Rabiot ha più potenziale, era partito male, è tornato a fare bene, è un giocatore che secondo me potrà fare benissimo con Allegri, un giocatore che ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri. Non mi meraviglierei nemmeno di vederlo come esterno in un centrocampo a 4, come esterno largo di centrocampo. È un giocatore che farà il suo, per me guadagna tanto per quello che ci ha fatto vedere, speriamo che possa dare qualcosa in più, però sicuramente non è vecchio. Artur è un altro che in tanti ragazzi lo sento sempre più spesso, mi dite è finito, fa schifo e qui là, Artur potenzialmente in questo momento secondo me è il centrocampista migliore che ha la Juventus, per distacco, per come tratta il pallone, per come lo gestisce, per come sa giocare a calcio. Però anche l'anno scorso non c'è mai stato disponibile, che si è fatto male, ha avuto dei problemi, adesso si è operato, gli hanno tolto un terzo ginocchio, tornerà tardi, poteva operarsi prima, non sono medico, non ve lo so dire, anche a me ha dato un po' fastidio. Artur quando torna è un giocatore importante. Tanti mi dicono, però non è un giocatore d'Allegri. Secondo me invece è un giocatore che può fare benissimo con Allegri, può fare comodo ad Allegri, e vedremo, perché più giocatori di qualità ci sono e meglio è, ovviamente. E Artur è un giocatore di qualità. E poi il 96. Se iniziamo a bocciare i giocatori del 96 dopo un solo anno a disposizione di Pirlo nella Juventus peggiore degli ultimi 10 anni, il nostro centrocampo, intendiamoci, Ramsey e Bentancur sono giocatori complessivamente peggiori di Artur. Artur è un giocatore che ancora può dire la sua invece.
Non è un regista, lo sappiamo. L'anno scorso era l'unico che aveva le potenzialità per farlo, ma perché la squadra era allestita male. Quest'anno, se prendiamo Locatelli, che anch'esso non è un regista, però può farlo, vediamo, almeno uno dei due che tratta bene il pallone dovremmo sempre averlo a disposizione. Bentancur è un altro che con Allegri può fare bene. Io non credo che sarà titolare a tutti gli effetti con Allegri, ma sicuramente verrà rimesso nella sua posizione, cioè la mezzala di destra, e non farà regista. Allegri ce l'aveva detto quando ancora Pirlo era allenatore della Juventus: Bentancur non può fare regista, figuratevi adesso che lo allena. Forse tanti si dimenticano che è molto giovane, è un classe 97, è un giocatore con dei limiti, ma non è un giocatore scarso, è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e altre caratteristiche molto carenti. Io non sono un fan di Bentancur, non sono innamorato di Bentancur, però bocciarlo definitivamente, ripeto, è un classe 97, mi sembra un pochino azzardato. Poi, ripeto, non mi piace, non mi fa impazzire come centrocampista, però è ancora molto giovane e quindi ergo ha dei margini di crescita. Non dimentichiamoci che l'annata con Sarri l'ha fatta molto molto bene. E nell'ultima stagione di Allegri è uno dei tre centrocampisti che ha giocato di più insieme a Pjanic e a Matuidi. Federico Chiesa, nostro top player del futuro, è il più giovane nei pronti, infatti un classe 97, l'estremo di gioventù che mi sono dato all'interno di questi 4 anni. Niente da aggiungere su Chiesa, anche lui scade nel 2022, ma in realtà andrà riscattato dalla Juventus perché è in prestito alla Fiorentina, prestito biennale. Quest'estate bisogna pagarlo, bene o male esce Ronaldo e si conferma Chiesa quest'estate. Spero che si confermi Chiesa, se no vado davanti alla sede della Juventus e mi faccio saltare per aria, perché se non mi confermate Chiesa l'anno prossimo, lì sì che mi arrabbio. Non mi avete mai visto arrabbiato, ma lì sì che mi arrabbio. Federico non si tocca, Chicco Chiesa non si tocca. È l'ultimo dei pronti. E poi ci sono i giovani, McKennie, Pellegrini, De Ligt, Kulusevski, Kai Jorge. Allora, mica male, sono i giocatori nati dal 98 in poi. McKennie, un solo anno alla Juventus, a me ragazzi anche di McKennie sto iniziando a sentire della gente che mi dice McKennie non è da Juve, McKennie non è pronto. Addirittura, anche McKennie, un ottimo giocatore, e ve lo ripeto, ha fatto un anno in Serie A, un anno alla Juventus, allenato da Pirlo, nell'anno della peggior Juventus di 10 anni a questa parte. E abituiamoci a giudicare i giocatori con almeno 2 stagioni sul groppone, perché sennò poi si rischiano delle figure barbine, lo sappiamo con Rabiot, lo sappiamo con Danilo, potrei fare altri 1000 esempi. Abituiamoci a dare almeno 2 stagioni ai giocatori per valutarli. Niente da aggiungere su McKennie. Pellegrini probabilmente non rimarrà alla Juve, dovesse rimanere De Sciglio lo spazio diventerebbe limitato per Pellegrini, anche in caso di lista Champions, o comunque potrebbe rimanere la Juve e forse eventualmente essere escluso dalla lista Champions. Secondo me si sta cercando una squadra a cui darlo in prestito e farlo rientrare l'anno prossimo una volta scaduto il contratto di De Sciglio, ma questa più che una notizia è un'opinione, una sensazione, quindi vediamo come va. Secondo me Pellegrini non rimarrà alla Juve nemmeno quest'anno. Poi c'è De Ligt, Matthijs De Ligt. Dobbiamo davvero aggiungere qualcosa su De Ligt? Meglio di no, io lo vedo già pronto per essere uno dei capitani della Juventus del domani. È un 99, ha 21 anni. Fate voi i vostri conti. Kulusevski, un altro che è veramente incredibile. La critica massacra i giocatori. Secondo me Kulusevski sarà un giocatore importante quest'anno con Allegri. Allegri, lo sappiamo bene, non ha 11 titolari. Allegri ha 11 titolari più le riserve, che diventano importanti tanto quanto, se non più, dei titolari. E Kulusevski mi sa che sarà la classica riserva d'oro, un giocatore che o partirà poco da titolare e risolverà tante, oppure potrebbe essere addirittura la sorpresa negli 11 di partenza. Vediamo, perché secondo me ad Allegri Kulusevski piace molto, lo ha nominato tante volte, Questo è un segnale importante. Ed è un 2000, tutto ciò ricordiamocelo, un 2000, tra l'altro anche lui una stagione in Serie A con la Juventus, è nato la prima stagione la peggiore della Juve, e dopo 10 anni giocatore che ha giocato di più insieme a Danilo l'anno scorso, più utilizzati da Pirlo in ogni zona del campo. Io spero che a sto punto Allegri riesca a trovargli una collocazione tattica e riesca a ritagliare a Kulusevski il ruolo del futuro, perché Kulusevski per forza di cose dovrà essere il giocatore del futuro della Juve, così come Caio, l'ultimo arrivato, quello che firmerà, quello che arriverà, è un 2002, questo addirittura mai ha giocato in Serie A, mai ha giocato in Europa, mai ha giocato nella Juventus, mai è stato allenato da Allegri, manco sa l'italiano. Vi chiedo una cortesia, come sono stati battezzati McKennie, come sono stati battezzati Arthur e lo stesso Kulusevski, come pipponi per una stagione andata male, mediocre per la Juve,
Non fate la stessa cosa con Caio, un giocatore che arriva per 4 milioni di euro, classe 2002, che si affaccia per la prima volta al calcio europeo, dategli il tempo. Perché siamo sempre lì che ci riempiamo la bocca col progetto giovane, la voglia dei giovani, la squadra giovane. Io ve l'ho fatto vedere, la Juventus complessivamente ha 4 giocatori davvero vecchi, dei giocatori che sono giusti nei momenti top di carriera, degli altri che sono molto giovani e quelli che sono veramente giovanissimi. La Juve nel complesso è una squadra giovane, poi magari faremo la media dell'età una volta confermate le liste e vedremo quali altri giocatori verranno aggregati alla prima squadra, che ne so, Dragusin, Fagioli dovrebbe andare in prestito, probabilmente Ranocchia potrebbe rimanere quantomeno all'inizio e forse addirittura essere aggregato oppure anche lui dato in prestito, De Winter potrebbe essere un altro, vediamo chi verrà aggregato, forse anche Soule, che dovrebbe rimanere l'Under 23, aggregato alla prima squadra. Faremo l'età media, una volta confermate le liste, una volta confermata la prima squadra. Ma ad oggi non potete dirmi che lei è una squadra vecchia. La Juventus è una squadra che sta investendo in prospettiva, che sa per certo che l'anno prossimo ha dei giocatori che vanno in scadenza, ne aggiungo un altro, Douglas Costa, un bel taglio, eh? Douglas Costa c'ha uno stipendio molto alto, e la Juve non vede l'ora che questi giocatori, pam, fine contratto con la Juventus, per creare una nuova generazione di acquisti che paghi per forza meno di cartellino perché soldi non ce ne sono e anche di ingaggio. E non vuol dire per forza più scarsi, perché noi negli ultimi anni ci eravamo abituati a dire vabbè, devono guadagnare così. Passi indietro. Ora passi indietro. La Juventus ha un tetto a un salary cap di circa 10 milioni di euro che andrà a raggiungere Dybala, che probabilmente raggiungerà a brevissimo pure De Ligt, e che potrebbero raggiungere anche, che ne so, Chiesa e altri nel giro di qualche anno. Cristiano Ronaldo è un'eccezione che non verrà più riproposta e non so quanti altri anni passeranno prima che un calciatore in Serie A vada a guadagnare quelle cifre lì. Ma la Juve non è una squadra vecchia. Ve l'ho detto, se Allegri è tornato in questo momento, post conferenza stampa e presentazione di Massimiliano Allegri, mi è stato confermato direttamente l'allenatore, è stato chiarissimo. Non è tornato perché gli hanno promesso degli acquisti, non è tornato perché ha una squadra giovane sulla quale può lavorare, che può creare, modellare la sua immagine e somiglianza come gli pare a lui. E se gli unici due acquisti che verranno fatti da Juventus saranno eventualmente Kai Jorge e Locatelli, andremo ancora di più in questa direzione. Ed è anche per questo che io Pjanic storgo il naso, perché dico Locatelli è la direzione naturale che deve prendere la Juventus, non Pjanic, un altro giocatore che guadagna tanto, che l'anno scorso volevi vendere, volevi monetizzare, che voleva andarsene, che inizia a essere oltre la trentina, che potrebbe diventare esso stesso un esubero nel giro di poco tempo. Non è quella la direzione, quella è l'ex direzione della Juventus. Poi magari nel giro di 5 anni torniamo a prendere giocatori sulla trentina, dargli chi possono essere delle offerte, delle occasioni. Ma Pjanic può essere in più, non il sostituto, senza valutare il fatto che negli ultimi anni Pjanic è un giocatore che ha iniziato a giocare molto in orizzontale e poco in verticale, Locatelli è un giocatore che va molto in verticale, e noi a centrocampo dei giocatori che vanno in verticale, Nisba, no, cioè non ne abbiamo proprio. Il giocatore che verticalizza di più a centrocampo è McKennie, se vogliamo, e forse paradossalmente Danilo, perché Arthur, per tutti i complimenti che vi ho fatto prima, non verticalizza. E quindi, secondo me, si può stare tranquilli nel lungo per la Juventus, nell'immediato ci aggrappiamo a Cuadrado, Ronaldo, Chiellini e Bonucci e speriamo che quelli come Dybala e come Morata e come Szczęsny e come Danilo possano fare la differenza, perché la differenza ce la devono fare adesso, perché il loro futuro è per forza di cose in discesa, come per tutti o tanti giocatori che poi superano la trentina.